Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa finalmente abbiamo incominciato la route dedicata solo ed unicamente a Natsuki. E ci eravamo fermati qui, è arrivato il momento appunto di comporre la seconda poesia della partita. E quindi non dobbiamo fare altro ragazzi di nuovo che seguire le parole elencate qui per selezionare quelle dedicate solo ed unicamente a Natsuki. Per cui allora, puro, scintillante, piroetta, puff, purtroppo la parola papino, cuffie, fiocco, parco giochi. Notiamo ragazzi che ci sono parole che comunque fanno riferimento anche un po' all'infanzia, tipo appunto parco giochi, anche perché lei è appunto la più piccola delle ragazze. Cagnolino, fragola, calzini, ricordiamoci ragazzi che finalmente possiamo utilizzare la parola calzini per qualcuno e quel qualcuno è proprio Natsuki. Caramella, lecca lecca, fantasia, irritabile, nuvole, marshmallow, soffice, melodia e per ultima estate. Ok, da notare anche ragazzi che sono tutte parole che effettivamente comunque vanno in contrasto con quella che sembrerebbe essere la sua personalità, nel senso sembra essere una ragazza molto acida, una ragazza estremamente irritabile, estremamente scontrosa, a volte anche maleducata, irrispettosa, però le parole che selezioniamo ragazzi ci fanno pensare tutto il contrario, nel senso una ragazza comunque molto tenera, che adora le cose morbidose, le cose tenere. Insomma, sicuramente quella che Natsuki ci fa vedere è soltanto una facciata che nasconde la sua vera natura, che invece è molto più appunto tenera. Eccoci qua, un altro giorno è trascorso ed è già arrivato il momento di una nuova riunione del club. Rispetto ai giorni scorsi ora mi sento un po' più a mio agio, entro nell'ole del club e mi accoglie la solita scena. Ciao giocherina. Ciao Sayori, sembri di buon umore oggi. È solo che non sono ancora abituata ad averti nel club. Capisco, certo che ci vuole davvero poco a metterti di buon umore. In fin dei conti sono sempre le cose semplici ad essere le più efficaci con te. A proposito, ho un po' di fame. Mi accompagni a prendere una merendina? No, grazie. Questo non è assolutamente da te, ho i miei motivi. Perché non diamo un'occhiata al tuo portamonete, Sayori? Perché questa richiesta così all'improvviso? Nessun motivo in particolare, volevo solo dare un'occhiata. Sayori riprende nervosamente il suo portamonete, armeggia con la chiusura e lo apre. Successivamente lo capovolge, lasciando che il contenuto si riversi sul banco. Cadono soltanto due piccole monete. Lo sapevo, riesco a leggerti nel pensiero, Sayori. Non è giusto, come facevi a saperlo? È semplice, se avessi avuto abbastanza soldi avresti comprato uno snack prima di venire in classe. Quindi o non avevi fame e volevi solo una scusa per fare un giro, o hai semplicemente finto di dimenticarti di aver speso tutti i tuoi soldi in modo che te ne prestassi un po' io. In più c'è un'altra cosa da prendere in considerazione. Tu hai sempre fame e questo ci lascia un'unica opzione. Oh, mi arrendo, non farmi sentire in colpa. Se ti senti in colpa vuol dire che meriti di sentirti così. Pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, continuerò a dirlo ragazzi, pezzo di merda. Io inizio a ridacchiare all'improvviso, Non mi ero accorto che ci stesse ascoltando, la sua faccia è immersa in un libro come sempre. Non stavo di certo rigliando, è solo che questo passaggio del libro. Yuri, di a giocherino e prestarmi dei soldi. Non provare a coinvolgermi, Sayori. Inoltre, dovresti comprare solo ciò che ti puoi permettere. E in tutta onestà, dopo un espediente malizioso come quello, la tua sofferenza è una conseguenza più che giusta. Ah, ma cosa sto? Non volevo dire quello. Ero troppo presa al mio libro. Mi piace quando dici quello che pensi, Yuri. Guarda, è meglio che non dica quello che pensa. Fidate. Non succede molto spesso, ma ho trovato divertente. È impossibile che tu possa pensare una cosa del genere. Però hai ragione, ho fatto qualcosa di brutto e ora devo accettarne le conferenze. Conseguenze. Ecco quello.
Comunque non me lo aspettavo da te, Sayori. Immagino ci sia un piccolo diavolo dentro ognuno di noi, non è vero? Non lasciarti ingannare da lei. Sayori sa esattamente cosa sta facendo. Dopotutto vi ha detto che mi avrebbe portato nel club prima ancora di avvisarmi. Ma non saresti venuto se non fossi stato per i cupcake. Quindi ho dovuto convincere Natsuki a prepararli. Su, via, abbi un po' più di fiducia in me, Sayori. Oh, ah! All'improvviso un oggetto colpisce in faccia Sayori e rotola sul banco. Aia, ma cos'era? Oh? Un dolcetto! Era effettivamente un gigantesco dolcetto avvolto nella plastica. Sayori si guarda intorno. È un miracolo! È perché ho espiato le mie polpe! Colpe! Dai, stavolta c'è andata vicina. Stavo giusto per dartelo, ma poi ho sentito che li stavi spifferando con la cosa dei cupcake. È decisamente valsa la pena vedere la tua reazione, però. Natsuki, è così gentile da parte tua. Sono davvero felice. Sayori abbraccia il dolcetto. Su, dacci un taglio e mangialo. Sayori apre rapidamente l'incarto e dà un gran morso. Proprio buono. Boh. Sayori si porta di colpo le mani alla bocca. Mi sono morsa la lingua. Questo dolcetto te ne sta facendo passare di tutti i colori. Natsuki morde il suo dolcetto. Ah, anche il tuo sembra davvero buono. Posso provarlo? Ma che cavolo, accontentati di quello che passa al convento. Ma il tuo è al cioccolato. Già, e secondo te perché ti ho dato quell'altro? D'accordo, sono comunque contenta che tu me lo abbia dato. Sayori si alza dalla sedia e va ad abbracciare Natsuki da dietro. Ah, maledizione. Va bene, con il dolcetto ancora in mano Natsuki si allunga per scrollarsi addosso Sayori. Gnam! Sayori si gira all'improvviso e morde il dolcetto di Natsuki. Ehi, l'hai fatto sul serio? Con la bocca piena Sayori si allontana di corsa mettendosi in salvo. Anche io e Yuri ridiamo. Dannazione, a volte ti comporti davvero come una bambina. Monica, puoi dire a Sayori... Eh? Natsuki si guarda intorno. Monica non è nell'aula. Oh, ma dov'è Monica? Bella domanda. Qualcuno di voi sa se ha detto che oggi avrebbe fatto tardi? Io non so nulla. No, nemmeno io. Ah, oh, è piuttosto strano. Spero stia bene. Certo che sta bene. Probabilmente oggi aveva delle faccende da sbrigare. È una ragazza abbastanza popolare dopo tutto. Eh? Non penserei mica che lei abbia un... Ah, non mi sorprenderebbe. Si può dire che sia più attraente di tutte noi messe assieme. È vero. Prego. Tutta un tratto la porta si spalanca. Chiedo scusa, mi dispiace tantissimo. Ah, eccoti. Non era mia intenzione fare tardi. Spero che non vi siate preoccupati per me. Eh? E alla fine Monica ha preferito il club al suo ragazzo. È una grandissima forza di volontà. Ragazzo, ma di che stai parlando? Monica mi rivolge un'occhiata interrogativa. Ah, non importa, cos'è che ti stava trattenendo comunque? Beh, oggi avevo un'ora libera al termine delle lezioni. In tutta onestà ho perso la cognizione del tempo. Questo non ha senso, avresti sentito la campanella almeno. A quanto pare non l'ho sentita, visto che mi stavo esercitando al pianoforte. Pianoforte? Non avevo idea che suonassi anche uno strumento, Monica. Ah, veramente no, ho iniziato di recente, mettiamola così. Ho sempre voluto imparare a suonare il piano. È fantastico, dovresti suonare qualcosa per noi, Monica. Ecco, io... Monica mi guarda. Magari lo farò una volta che sono migliorato un pochino. Evviva, sembra una figata, anche io non vedo l'ora. Davvero, se è così non ti deluderò, giocherina. Monica sorride dolcemente. Non volevo metterti pressione, sia chiaro. Ah, non preoccuparti, ho fatto un mucchio di pratica negli ultimi tempi e mi piacerebbe davvero avere la possibilità di farvi ascoltare qualcosa una volta che sarò pronta. Capisco. Buona fortuna, allora. Grazie, quindi non mi sono persa niente, giusto? No, nulla di che. Scelgo di non menzionare la marachella di Sayori. Sono sicuro che Natsuki finirà per lamentarsi con lei comunque. A quanto pare ci siamo già messi comodi tutti. Sayori in qualche modo ha finito di mangiare il suo dolcetto. Yuri è tornata a leggere il suo libro, mentre Natsuki è scomparsa nel ripostiglio. Eccoci qua, ragazzi. Nuovo momento finalmente dedicato alla piccola Natsuki. Perché la cosa incredibile di questo gioco, ragazzi, l'avevamo detto anche l'altra volta, è appunto che il gioco stesso capisce a quale ragazza tu ti stia dedicando, ed è pazzesca come cosa. Non passa molto tempo prima che Natsuki mi si pari davanti in attesa. Certo, non preoccuparti, ho mantenuto la mia promessa. Tiro fuori dalla borsa il primo volume di Perfect Girls. Natsuki lo prende dalle mie mani e lo sfoglia dolcemente, presumibilmente per controllare eventuali ammaccature. Ehi, non sono mica così sbadato, so come si tiene un manga. Volevo solo controllare per sicurezza. Vorresti rimproverarmi per essere paranoica? Non capita tutti i giorni che presto un mio manga a qualcuno, sai? Hai ragione, non te ne faccio una colpa. Ad ogni modo questo mettiamolo a posto, prendo il prossimo, ok? Natsuki si fa strada verso il ripostiglio, la seguo. Ora mi direi come ti è sembrato, va bene? Dov'è che terminava questo volume? Mi sono scordata. Ah, il capitolo finiva con Minori e Alice che trovano Monica! La voce di Natsuki rimbomba all'interno del ripostiglio. Eh?
Sbircio all'interno. Tutti i libri di Natsuki sono allineati sullo scaffale. Mi hai di nuovo spostato i manga. Ah, scusa, scusa. La prof si è arrabbiata con me per aver occupato troppo spazio nel ripostiglio, quindi ho dovuto spostare della roba per pulire un po'. È ancora tutto lì, solo che ho dovuto fare un po' d'ordine. Ah, lo scaffale in alto supera la testa di Natsuki di un bel po'. Fa un salto inutile cercando di capire come raggiungere i suoi manga. Maledizione! Così è troppo scomodo, li sposto tutti in basso. C'è un sacco di spazio su questi scaffali. E poi sono davvero belli da vedere quando sono tutti in fila. Perché mai dovrei privarmi di questa visione mettendoli sullo scaffale più in alto? Ah, Natsuki, c'è uno sgabello appeso lì dentro. Nel ripostiglio c'è uno sgabello pieghevole appeso alla parete. Se vuoi posso prenderteli io. Posso farlo da sola. Natsuki prende lo sgabello dal muro e lo apre. Pensi che sia troppo bassa? Intendevo... Lo sapevo. Beh, sai una cosa, sta a guardare. Natsuki salta sullo sgabello, un po' traballante a causa della sua struttura pieghevole. Ah, fa attenzione, so cosa sto facendo. In piedi sullo sgabello, Natsuki riesce a raggiungere lo scaffale in alto solo con la punta delle dita. E ammazza, quanto cazzo è alto sto scaffale, scusate, e lei quanto cazzo è bassa. Usando lo sgabello riuscirei facilmente a prendere quei manga, ma Natsuki è testarda come al solito. Uff! Natsuki usa le dita per spostare una delle scatole più piccole verso il bordo dello scaffale. Vedi? Ah! La scatola improvvisamente si rovescia. Natsuki la afferra appena prima che cada sul pavimento. Lo sgabello oscilla. Wow! Natsuki perde l'equilibrio e salta giù dallo sgabello. Per fortuna riesce a restare in piedi. Regge la scatola in modo trionfale. Ecco fatto! Avendo rischiato di cadere, Natsuki è un po' scossa. Accidenti, non dovevi dimostrarmi un bel nulla. Non riuscirei mai a prendere le scatole più grandi in quel modo. Io ci arrivo, quindi lascia che... Ho detto che posso farcela! Non lo voglio il tuo aiuto, ok? Vado a prendere una sedia, tu aspetta qui. Natsuki si fa strada fuori dal ripostiglio spingendomi al lato. Vediamo, le sedie dell'aula sono attaccate ai banchi, quindi sono troppo difficili da portare nel ripostiglio. Ah! Natsuki si dirige a passo svelto verso la cattedra che è dietro a una sedia d'ufficio. La fa scorrere sulle rotelle fino al ripostiglio. Ah! È un po' pericoloso dato che la sedia tende a spostarsi a causa delle rotelle, ma ho già imparato la mia lezione, quindi tengo la bocca chiusa. Cioè, nel senso che se la sbrighi da sola, no? Opla! Natsuki sale sulla sedia e cerca lentamente di trovare l'equilibrio. Dato che rifiuta il mio aiuto, mi siedo appoggiando la schiena contro il muro e resto a guardare. E ciao! E poi. Ah ah! Ci siamo! Vedi? Ora ci arrivo finalmente. Natsuki afferra una pila di manga e si piega per spostarla sullo scaffale in basso. Oh! La sedia scivola. Natsuki si regge sullo scaffale. Che stai facendo? Potresti almeno tenermi ferma la sedia invece di stare lì a girarti i pollici? Non era stata lei a ordinarmi di non aiutarla? Va bene, ci sono. Tengo ferma la sedia mentre Natsuki riprende l'equilibrio. Riesco a guardarle sotto la gonna? Mi giro dall'altro lato. Natsuki non ci ha affatto pensato. Quando se ne accorgerà sarò un uomo morto. Opla! Natsuki stringe tra le braccia il box di Perfect Girls, il più grande di tutto lo scaffale. Uffa, è pesante. Ehi, giocherina, non penso di riuscire a piegarmi senza cadere. Sbrigati, prendi questa scatola. Ma così devo lasciare la sedia? Non preoccuparti, ci vorrà solo un secondo. Muoviti. Va bene, aspetta che mi alzo. Lascio andare lentamente la presa sulla sedia. Cosa intendi con alzarti? Natsuki guarda in basso verso di me. Perché ti sei messo lì dietro? È un bel guaio. Sembra che Natsuki si sia accorta di qualcosa, ma se si muove finirà per perdere l'equilibrio. Natsuki, la scatola! Cosa stai guardando? Stai cercando di guardarmi le gambe di Natsuki tremano. Io non stavo solo. Natsuki, non muoverti. Dammi la scatola. Pervertito, mi hai ingannata. Vattene via, esci fuori. Ma lo farò da me. All'improvviso la sedia ruota sotto i piedi di Natsuki. Natsuki, In una frazione di secondo la scena piomba nel caos più totale. La sedia scivola via sotto i piedi di Natsuki. Cerco disperatamente di afferrarla. La scatola cade dalle sue mani e i volumetti volano a terra. Ti ho preso! L'impatto col corpo di Natsuki mi fa finire a terra. I volumi della scatola mi piovono in faccia. Natsuki prova a ripararsi con le braccia mentre atterra dritto sul mio petto. Aia! Il mio braccio destro e la schiena hanno risentito dell'impatto. Aia! Ma poco a poco Natsuki riprende i sensi. Uff! Preme le braccia contro di me per tirarsi su. Eh?
Natsuki sembra finalmente accorgersi che ciò che ha sotto non è il pavimento. Blah! Schifo, schifo! Gak! Un pugno mi colpisce in petto, dopodiché Natsuki si alza in piedi. Cosa ti è saltato in mente, depravato? Tutto bene laggiù? Ho sentito un forte rumore. Monica fa capolino all'improvviso. Monica, vedi cosa succede quando metti manga sullo scaffale in alto? Stai cercando di uccidere i membri del tuo club o cosa? Maledizione! Scusa, scusa. Certo, non l'ha fatta apposta, la stronza, no? Ah, un'altra cosa. Sembra che l'ultimo arrivato nel tuo club sia un autentico pervertito. Quindi spero tu sia felice ora. Io non... In un modo o nell'altro è impossibile per me spiegare questa bizzarra situazione a Monica. Non ho fatto nulla, lo giuro. Lo so, non preoccuparti. Monica mi rassicura a bassa voce. Sembra che sia stato scagionato. Oh no, i miei... Eh? Guardo in basso. Natsuki è in ginocchio sul pavimento tenendo in mano uno dei tanti volumi sparsi in giro. Sta cercando disperatamente di lisciare una vistosa piega che attraversa in diagonale una delle pagine. Ah, deve essere atterrato sulla pagina. Natsuki tenta per un po' di rimediare al danno ma senza fortuna. Tutto in un tratto si alza in piedi e chiude il volumetto con violenza per poi buttarlo a terra. Invece di continuare a urlare abbassa semplicemente la testa. Oh, povera Peachy. Natsuki, stai... No! La voce di Natsuki stride. Vedo delle lacrime sul suo viso. Ah, ti aiuterò a far sparire la piega, ok? In parte è anche colpa mia, quindi... Natsuki scuote la testa, continuando a guardare a terra. No, non mi importa più di tanto. È solo che oggi sto passando una brutta giornata. Natsuki inizia di nuovo a singhiozzare. Non volevo prendermela con te. Davvero non volevo. Va tutto bene. Ti va di parlarmene? Natsuki scuote la testa. È solo che ogni giorno è così difficile. Tutto ciò che voglio è venire al club e... Natsuki resta di nuovo in silenzio. Non posso forzarla, quindi faccio solo ciò che sono in grado di fare. Ok. Bene, allora ti aiuto a sistemare questa roba. E sposterò il resto dei manga per te. Ah, prendo il secondo volume di Perfect Girls. Questo lo mettiamo da parte. Ti aiuterà a tirarti su di morale, d'accordo? Non appena finisco qui, iniziamo. Natsuki mi guarda con gli occhi lucidi. Le sue labbra tremolano. Sei così carino con me. Eh? È davvero molto strano sentirlo dire da Natsuki. Non me l'aspettavo per niente. Beh, ti sto semplicemente trattando come un'amica, no? Natsuki abbassa la testa e soffoca un altro singhiozzo. Non saprei dire cosa le sia successo oggi, ma essere carino con lei è il minimo che possa fare. Passiamo un paio di minuti in silenzio mentre comincio a raccogliere i volumi sparsi a terra. Mi assicuro di riporli nel box nell'ordine corretto. Dopo un po', Natsuki inizia a darmi una mano. Non ci mettiamo molto a finire, posiziono la scatola sullo scaffale che voleva Natsuki. Successivamente salgo sullo sgabello e finisco in fretta di spostare il resto dei libri dello scaffale in alto. Perfetto, dovrebbe essere tutto a posto. Scendo dallo sgabello. Natsuki distoglie lo sguardo. Grazie. Ah, di nulla. Natsuki tiene tra le mani il volume che ho messo da parte. Bene, sono pronto. Ok, anche se non lo fossi ti avrei forzato comunque. Devi prenderti la responsabilità di ciò che hai detto. Quella cosa sul tirarmi su di morale. Se proprio insisti. È chiaro ragazzi, come il sole, ha qualcosa che non va. Quindi se non lo avessimo saputo, insomma, se non lo sapessi già, nel senso che ha problemi con suo padre, cosa che abbiamo potuto appurare comunque dalle altre partite, ora come ora avremmo cominciato ad appurare qualcosina, nel senso che c'è qualcosa che non va in lei, qualcosa che la rende triste e che la costringe forse a costruirsi appunto, ragazzi, questa facciata dura che mostra a tutti quanti. Ci sediamo nello stesso punto dell'altra volta e apro il secondo volume. L'umore di Natsuki migliora rapidamente e poco dopo inizia a ridere e indicarmi delle scene. È sorprendentemente acuta e tiene conto di tutte le battute ricorrenti e degli elementi di sfondo. Alla fine sono abbastanza colpito da come tutto combacia alla perfezione in questo manga. Immagino che Natsuki abbia degli ottimi gusti in fin dei conti. Dopo un po' di tempo, Monica richiama la nostra attenzione come al solito ed è di nuovo tempo di scambiarci le poesie. Credo che lo finirò a casa. Sì, stavolta ti sento più entusiasta. Beh, stai iniziando a prendermi, sai. Te l'ho detto, certo.
torno al mio posto e infilo il volumetto nella borsa. Perfetto, è arrivato il momento, ragazzi, di far leggere la nostra seconda poesia alle ragazze. Ovviamente la prima che selezioneremo è proprio Natsuki. Natsuki legge la mia poesia. Continua a lanciarmi occhiate per poi tornare sulla poesia. Ormai l'avrà già letta più volte. Oh, è così terribile. No, no, non lo è. È bella, molto bella, va bene? Ecco, l'ho detto. Ah, questo non doveva succedere, perché non puoi fare schifo e basta? Ero io che dovevo impressionare te con le mie poesie, non il contrario. Stai cercando di impressionarmi? È ovvio, pensavi che potessi lasciarti apprezzare di più le poesie di Yuri che le mie. Ma fammi il piacere. Beh, in tal caso che c'è di male se sono io a voler impressionare te? Te l'ho detto, tu... Il volto di Natsuki si paralizza, come se si fosse appena resa conto di qualcosa. Tu stai cercando di impressionare me. Natsuki rilegge velocemente la mia poesia. Dopodiché il foglio le scivola dalle mani e finisce sul pavimento. Devo andare in bagno. Rossa in viso, Natsuki esce in fretta e furia dalla stanza. Ehi, giocherina, che hai fatto a Natsuki? L'ho appena visto uscire di corsa. Non le hai fatto niente di male, vero? No, le ho soltanto detto che... La voce mi si blocca in gola. Non posso dire a Monica che stavo cercando di far colpo su Natsuki. Monica nota la poesia sul pavimento e la raccoglie al volo. Capisce tutto all'istante senza smettere di sorridere. Capisco. L'hai scritta per Natsuki, vero? Beh, non proprio. In effetti l'altro giorno Natsuki non aveva forse apprezzato la tua poesia? Mi sorprende che tu conosca già così bene i suoi gusti. Giocherina, sicuro che non stai usando i trucchi? Oddio, nel senso che ho capito che sto guardando le parole. Oddio. No, cioè ragazzi, parliamone. Perché, cioè, praticamente, probabilmente, magari, che ne so, è capace in qualche modo di vedere forse quante parole azzecco, quante ne sbaglio, forse così che magari ha capito sta cosa. Oh mio Dio, perché effettivamente io le indovino sempre 20 su 20. Questo gioco continua sempre a sorprendermi. Oddio. Trucchi? Che intendi dire? Nulla, sto scherzando. Non ho capito per niente la sua battuta, io sì. Ad ogni modo, secondo te cosa prova Natsuki nei tuoi confronti? Oh, non c'è bisogno di rispondere, è solo una domanda su cui riflettere. Ehi! Natsuki appare dal nulla e strappa la poesia dalle mani di Monica. Non ci eravamo accorti del suo ritorno. Monica, l'hai letta? Certo, mi è piaciuta. Ah, dovresti piantarla di leggere cose che non ti riguardano. È un tuo brutto vizio. Eh? Ma questa poesia l'ha scritta giocherina e avevamo detto che dovevamo condividerla tra di noi, ricordi? Ah, Natsuki si blocca. A quanto pare si era dimenticata che la mia poesia avrebbe dovuto essere letta da tutte. Ok, beh, penso che giocherina abbia cambiato idea. Non che qualcuno morisse davvero dalla voglia di leggerla. Infatti credo proprio che la terrò per me. Se proprio insisti, eh? Perché mi guardi così? In che senso? Ah, niente, lasciamo perdere. Ah, Natsuki... Mi va bene che tu te la tenga, ma non sarebbe giusto nei confronti di Sayori. Non è ancora riuscita a leggerla. E allora? Beh, Natsuki, credo che giocherina abbia ragione. Non è giusto togliere la possibilità di leggerla. E lei sa perché. Lei gliela vuole far leggere perché sa che così poi diventerà triste. Schifoso, oddio ragazzi, oddio. Ogni volta questa cosa veramente mi fa così arrabbiare. Perché lei sa che se Sayori la leggerà poi si sentirà male, starà male, sarà triste. E lei vuole che questo accada. Schifosa. D'accordo, Natsuki mi restituisce la poesia. Anche se non penso le piacerà. Comunque ora leggi la mia, ma sappi che non te la lascerò tenere. È l'unica copia che ho. Perfetto ragazzi, ritorniamo sempre al fatto che a Amy piacciono i ragni e Amy è una persona orribile. Non male, vero? È un po' più lunga di quella di ieri. Quella di ieri era fin troppo corta, mi stavo solo riscaldando. Spero che tu non abbia pensato che fosse il meglio che potessi fare. No, certo che no. Comunque in questa poesia il messaggio è piuttosto chiaro, non credo di doverla spiegare. A volte si possono spiegare temi complicati con analogie più semplici, il che aiuta le persone a capire quanto siano stupide. Tipo, chiunque sarebbe d'accordo nel dire che il protagonista di questa poesia è un cretino ignorante? Conosci qualcuno che la pensa così? Certo, praticamente tratta di come tutti pensino che le mie... Non importa, il concetto vale per qualunque cosa. L'ho scritto in modo che fosse facile immedesimarsi. Tutti hanno un qualche passatempo interesse strano, qualcosa che vorrebbero che nessuno scoprisse perché potrebbero essere derisi o visti male. Ma è una cosa stupida. A chi importa di cosa piace agli altri se non fanno del male a nessuno e sono felici? Penso che la gente dovrebbe imparare a rispettare i gusti altrui per quanto strani possano essere. A meno che non sia un pazzo psicopatico e ammazzi la gente. Sì, hai proprio ragione, o almeno posso capirti, e sono sicuro che anche molti altri sappiano cosa si prova. Sai,
sono contenta che tu riesca ad apprezzare questo stile. Cioè, so che ne stavo parlando ieri, ma sto trovando, beh, piacevole condividere i miei lavori con te, quindi considerati fortunato, ok? Ah, beh, grazie per la sincerità. Cosa vorresti insinuare? Io sono sempre sincera, e che cavolo? Aspetta con impazienza domani e vedrai, intesi? D'accordo. Ok, non ci resta per ora che farla leggere, ragazzi, a Sayori, ovviamente. Oh, giocherina, questa mi piace, è piena di bei sentimenti. Ah, sono contento. Significa che è meglio di quella di ieri? Fammici pensare. Boh, credo che mi piacciono entrambe. Non sei molto d'aiuto. Beh, non sono brava a distinguere una poesia brutta da una bella, ecco perché lascio fare al mio cuore. Se mi fa provare delle emozioni vuol dire che è una bella poesia. Non penso che sia così che funzioni. D'altro canto immagino che trasmettere delle emozioni giochi un ruolo importante in tutto ciò. Sì, forse è così. Sinceramente non so neanche quale stile di scrittura ti piaccia. Vero, neanche io. Perché non provi almeno a pensarci un po' su? Oh, vuoi scrivere qualcosa per me? Che dolce. Sì, certo. Pensi sempre agli altri tu. Dovresti pensare anche un po' a te stessa una volta tanto, altrimenti prima o poi finirei per rimanere ferita. Beh, non sono sicura di capire che intendi, ma cercherò di ricordarmelo. Vabbè. Comunque vediamo. Credo che mi piacciono le poesie allegre. Aspetta, ogni tanto mi piacciono anche le poesie tristi. E a volte tutte e due. C'è una parola per quello, vero? Quale sarà? Agrodolce. Sì, mi piacciono sia le cose allegre che quelle tristi. Allegre e tristi? Non ti ci vedo ad amare le cose tristi, Sayori. Beh, quelle allegre mi piacciono di più. Ma a volte quando c'è una nuvoletta grigia nella tua testa, una poesia triste può essere d'aiuto a dare un piccolo abbraccio, in modo da far apparire un bell'arcobaleno. Sayori, ciò che hai detto è inaspettatamente poetico. Tu dici? Forse sto migliorando nell'esprimere i miei sentimenti, tutto sommato. Grazie, giocherina. Sarà meglio che lo metto su carta, allora. Adesso puoi leggere la mia poesia, ok? Perfetto, sempre ragazzi la poesia a bottiglie. Santo cielo, Sayori, l'hai scritto tu? Certo che l'ho scritto io. Ieri ti avevo detto che avrei scritto la miglior poesia di tutti i tempi, non ricordi? Sì, ma intendevo dire che non mi aspettavo qualcosa del genere da te. Monica mi ha insegnato un sacco di cose. Ultimamente sono stata molto in armonia con i miei sentimenti. Capisco, un po' inquietante. Inquietante. Cioè, non esattamente, forse è perché sono abituata a vederti sempre allegra. Beh, non importa, ci sto pensando troppo. Il punto è che è bella, quindi dovresti esserne orgogliosa. Che dolce che sei, grazie. Mi sono sentita come se fossi nata per esprimermi in questo modo. Mi hai anche aiutato a comprendere un po' meglio i miei sentimenti. La scrittura è quasi come una magia. Ti stai proprio appassionando, eh? Spero che non ti fermerei qui. Certo, scrivere è fantastico, scriverò fino alla morte. Ah, non montarti troppo la testa ora. Ok, Sayori ha l'abitudine di fissarsi su qualcosa per mollare entro una settimana. Mi chiedo se anche questa volta andrà a finire così. Tuttavia non riesco ad essere pessimista dalla passione che vedo nei suoi occhi. Perfetto. Non ci resta, ragazzi, che farla leggere anche a Yuri e a Monica. A Yuri farà altamente schifo, eh? Sei ancora arrabbiato con me, eh? Per aver mancato di rispetto a Natsuki ieri. Perché dalla tua poesia si evince il motivo per cui sei arrabbiato con me. Perché preferisci il suo stile al mio. Non è affatto così. Significa che quando ho mancato di rispetto a lei, ho mancato di rispetto anche a te, dico bene? Oh no. Yuri, credo che tu stia dando troppo peso a questa cosa. Come ho potuto essere così stupida? Lascio sempre che le cose vadano così. Ogni volta che penso prima di parlare, finisco per dire qualcosa di imbarazzante e spiacevole. Ma se parlo senza pensare, finisco per dire cose che volevo tenere per me e farmi odiare. Perciò non sentirti obbligato a parlarmi. So che è quello che vuole Monica. Ma è ingiusto che tu debba stare con me quando potresti passare dei bei momenti insieme a Natsuki e Sayori. Yuri, ti prego, non dire nulla, così mi renderai le cose più facili. D'altronde, ho i miei libri con me. Sono tutto ciò di cui ho bisogno. Yuri si tristemente appoggia la testa sul banco. È frustrante, non ho nulla contro di lei, ma è come se le mie parole non riuscissero a scalfire i suoi pensieri. Tiro un lungo sospiro, non posso fare altro che accettarla così com'è. Se vuole essere la stessa da sola, un'altra scelta che assecondarla. Questa è successa la stessa identica cosa, ragazzi, che era successa quando avevamo composto le poesie per Sayori. Ovviamente non rimane che Monica, che comunque avrebbe già letto la nostra poesia, se non sbaglio. Ci rivediamo, giocherina. Simpatico il tuo siparietto di prima con Natsuki, eh? Sono lieta che andiate così d'accordo ultimamente. Beh, mettiamola così. Ad ogni modo ho già letto la tua poesia, quindi leggi pure la mia. Sono più che soddisfatta del risultato, quindi spero che l'apprezzerai anche tu. Perfetto, perfetto, sempre la poesia salvami, caricami, bla bla bla. È ancora più stretta di quella l'ultima volta, o sbaglio? È solo il modo in cui scrivo, credo. Chiedo scusa se non è di tuo gradimento, non ho mai detto nulla di simile. È solo che non credo di aver mai visto qualcosa del genere. Mi piace giocare con gli spazi in un certo senso. Il dove e il come inserire spazi tra le parole può cambiare drasticamente il tono della poesia. È quasi magia. Il modo in cui scrivo versi brevi dà la sensazione che le parole
parole stiano cercando di emergere dal rumore. Capisco, anche se faccio fatica a capire di cosa si tratta. A volte la domanda corretta non è cosa significa. Una poesia può essere astratta quanto l'espressione fisica di un sentimento, oppure una conversazione con il lettore. Pertanto, da questo punto di vista, non tutte le poesie parlano di qualcosa. Ad ogni modo, ecco il consiglio del giorno di Monica, che a volte ti ritrovi ad affrontare decisioni difficili. Ovviamente, ragazzi, qua ci dice comunque di salvare il gioco, bla bla bla, il consiglio del giorno, grazie per l'attenzione. Perfetto, ok ragazzi, abbiamo finito tutti di scambiarci le poesie. Perfetto, qualcos'altro in programma. Adesso ovviamente ci parlerà, ragazzi, della questione del festival. Dobbiamo fare per forza qualcosa per il festival, anche io sono preoccupata, preparativi dell'ultimo minuto, bla bla bla. Ora ha lavorato ai poster, terremo un'esibizione. Ovviamente adesso parlano del fatto che faranno un'esibizione di poesie. Hanno già attaccato i poster. Io direi, ragazzi, di andare avanti veloce, perché questo comunque è qualcosa che abbiamo già visto due volte. Perché alla fine pure Natsuki e Yuri acconsentono all'esibizione il giorno del festival, per cui ovviamente lei adesso propone di leggere le poesie, provare a leggere una poesia davanti ai membri del club, così per fare un po' di pratica. Direi di andare avanti veloce, perché tanto qua non cambia assolutamente niente. Ok, anche ragazzi, durante il turno di Natsuki le cose sono assolutamente uguali. Ok, ovviamente dice cerchiamo di scrivere delle poesie anche per domani, e dopodiché l'indomani ovviamente ci accorderemo per i preparativi del festival. Perfetto, adesso se non sbaglio è il momento di dover rispondere a Sayori riguardo il fatto di voler tornare a casa, per cui è da un po' che ci penso. Mi piace quando noi voglio dire, Sayori fa allora mettiamo il caso che un giorno Natsuki ti chieda di tornare a casa con lei. Vedete ragazzi che ha scelto Natsuki. Cosa faresti? Ma che domande sono queste? Così mi metti un po' in difficoltà. Dobbiamo purtroppo scegliere, tornare a casa con Natsuki ovviamente. Ecco, avrei un po' di paura. È davvero carino e divertente, non trovi? Che c'entra questo? Ah, lei ha messo diamine. Comunque in alcun senso fare congetture su qualcosa non succederà mai. Beh, forse, ma mi piace pensarlo. Bla bla bla. Perfetto. Per cui ragazzi siamo arrivati al momento di dover comporre la terza ed ultima poesia, per cui io sovrascriverò qui la partita, tanto sovrascrivere adesso non ci cambia niente. Ci avviciniamo quindi sempre di più al momento di terminare anche la route di Natsuki. Tra l'altro ragazzi, non so se avendo dedicato appunto tutta la route a Natsuki dall'inizio cambierà qualcosa durante il momento in cui ci ritroveremo a casa nostra a cucinare con lei, nel senso se cambierà qualche situazione, qualche dialogo. Questo sinceramente non lo so, perché ci ricordiamo ragazzi che quando abbiamo dovuto fare la route di Sayori comunque abbiamo dovuto passare il pomeriggio prima del giorno del festival con qualcuno che non fosse lei, e quindi avevamo scelto appunto Natsuki, e quindi quella ultima fase già l'abbiamo vista. Mi stavo appunto chiedendo se invece avendo dedicato tutta la route a Natsuki, insomma, cambierà qualcosa durante proprio quei momenti lì. Questo magari me lo farete sapere voi. Dopodiché ragazzi, mi è stato detto che comunque dovremo fare sì o sì, dovrò fare sì o sì anche la route dedicata a Yuri, cosa che farò, come avevo detto ragazzi, non registrando, perché comunque già l'avevamo fatta all'inizio, quindi sarebbe inutile rivederla per intero. E tra l'altro mi è stato detto di non preoccuparmi perché fare il good ending in qualche modo fa sì che si vedano purtroppo le morti di tutte le ragazze, e quindi assisteremo in qualche modo anche alla morte di Natsuki, quindi non dovrò stare a fare, diciamo, dei video a parte per vedere la morte di Natsuki. Quindi questo rende il tutto veramente molto curioso e interessante. E niente, riprenderemo da qui la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, lo potascio a tutti ragazzi, la giocherina, ciao.